L'associazione Cuori Grandi di Magenta rimprovera la parrocchia e tutta la comunità pastorale della città. Secondo Francesco Bigogno, i volontari missionari di Magenta in giro per il mondo sono un esempio da far conoscere in città, ma purtroppo spesso le loro opere vengono dimenticate. Purtroppo sto vedendo che nelle nostre realtà, a mio avviso, non si sottolinea più l'importanza delle missioni e dei nostri missionari. Noi a Magenta abbiamo dei missionari, abbiamo delle persone consacrate che sono in giro per l'Italia e per il mondo a portare il bene, a portare il messaggio di Cristo e a vivere la loro vita completamente spesa per gli altri. Io considero i missionari veri profeti dei nostri tempi, per cui vedere che in tutto il mese missionario d'ottobre e nella domenica appena passata, che da sempre è la nostra domenica missionaria nella diocesi di Milano, non ci sono scritte due righe per i nostri missionari, secondo me è sbagliato, anche perché sono quelli che in questo momento ti danno anche dei riferimenti, sono degli esempi di vita. Tenete conto che qua a Magenta, a parte mia sorella, c'è Marco Garavaglia che è una comunità di Bose, c'è la Rosita, l'Anticina che è una missionaria, c'è la Nadia che è diventata suora di clausura. Abbiamo degli esempi meravigliosi, io ho avuto e ho la fortuna di conoscerli, che hanno anche per me sono stati comunque degli esempi di vita. E adesso quasi li abbiamo dimenticati.